mia bella Madonnina, che te brilla. E mo, come troviamo? Questa è la piazza, è di qua devono passare. Ve l'avevo detto però che era meglio non fargli l'improvvisata. Ma c'hai ragione, ma qui siamo nel nord, qua è tutto più grande. Adesso risolviamo però, chiediamo dove sta l'ufficio postale. Voi che non conoscono le etichettature. Ma chi chiediamo? Qua vanno tutti di corsa, sono tutti turisti. Un momento, che non sono stato con un pulone bianco là, noi. Chi parla? Mica c'è da bim, no? Vai, non ti preoccupare. Spostare la bocca per piacere. No. Brigadiere! Brigadiere! Scusami? Ah, io che ti bevo bene! Ho stato detto per tu sotto per mio! Scusami! Sai che? Ha capito! Insomma, vuole un seghetto! Non ce l'abbiamo, una forbicetta va bene lo stesso? Falegname! Scusate! Scusami! Voi? Noi chi? Voi militare, diciamo. Io? Siete di qua? Seghe? Vuole per forza il seghe? Non ce l'abbiamo il seghe. Da gitti che fa legname! Un coltellino non è lo stesso. Ma, sentite, fatemi parlare a me. Non mi interrompete, se no mi imbroglio. Oh. Noi. Noi volevamo sapere l'indirizzo dove abitano Alberto e Mattia. L'ho detto. Quello uno calvo e uno con i capelli ricci che hanno fatto benvenuti al sud. Capisci? Sei che? Sei fissato con Soghetti. Ma facciamo parlare, mica il mio nonno è falegname. Scapisci. Dunque, noi abbiamo trovato due compagni nostri. Uno si chiama Bert, uno si chiama Mattia. A Bert non l'uno, Mattia ti ha capito tutti i cicci come si fossero una scarola. Ma sono posto matto. I posso fare la pensione, se no con i pezzi che c'è l'aria. Questo fanno questo, faccio questo, con il papà. Hai capito? Alberto e Mattia, quelli di Benvenuti al Sud. Brava! Ah, certo, sì, di qui devono passare. Però dovete aspettare un po', eh. Un poco quando? È tipo a gennaio. Se che?